Fermi arresti fra gli attivisti notavi in Val di Susa dopo la notte di scontri al cantiere di Chiomonte. Contusi e feriti dalle due parti, notav dicono ci hanno aggrediti. Buonasera gentili telespettatori del Piemonte in Val di Susa. Dopo la notte di guerriglia che ha riportato un clima di forte tensione al cantiere TAV di Chiomonte, si contano i danni, soprattutto i contusi e i feriti tra le forze dell'ordine ma anche tra i dimostranti. 7 le persone arrestate, i particolari da Caterina Cannavà. La notte di guerriglia in Val di Susa lascia uno strascico di tensione per quella che il capo della Digos di Torino Petronzi definisce violenza allo stato puro, mostrando le foto del materiale sequestrato, maschere antigas, sacchetti di pietre, molotov, bulloni e fionde, mazze, cappucci, petardi, caschi, scudi artigianali. In questura polizia, carabinieri e guardia di finanza ricostruiscono le fasi della nottata, iniziata a Giaglione con il concentramento di 350 attivisti, molti in arrivo da fuori regione ed anche dall'estero, in buona parte già a volto coperto ed equipaggiati per l'attacco. Prima hanno bruciato copertoni in una galleria dell'autostrada, poi a gruppi verso il cantiere dove hanno trovato le forze dell'ordine che hanno cambiato strategia, ora li aspettano all'esterno per disperderli tra i boschi. Dopo 2 ore di scontri sono almeno 16 gli agenti contusi. 7 gli attivisti arrestati, hanno tra i 18 e i 56 anni, gravitano nei circuiti antagonisti dei centri sociali di sinistra o anarchici. Tutti sono rimasti feriti, 1 è in ospedale in osservazione. Sono Luc Molina, 23 anni di Trento, Alberto De Stefanis, 38 anni, albese residente a Genova, Marcello Botte, 24 anni di Potenza, i romani Mattias Moretti, 27 anni, e Piero Rossi, di 56, il milanese Gabriele Tomasi, 18 anni, Ennio Donato, 29 anni, residente a Napoli, abitante a Ivrea, figlio di un magistrato piemontese. Denunciati un 17enne milanese e una 33enne pisana. Nessuno di loro dunque è nato o abita in Val di Susa. Nel pomeriggio intanto conferenza stampa dei Notav che danno la loro versione dei fatti. Naturalmente domani è in programma una manifestazione dei sindaci della Valle. Michele Ruggero. No, non aveva nessun senso, così come non aveva senso arrestarmi semplicemente perché andavo a fare una passeggiata nei boschi della Clarea, così non aveva senso una volta fermata tirarmi una manganellata in faccia, così come non aveva senso che chiunque passasse vicino a me potesse mettermi le mani addosso. Marta, 8 punti di sutura alle labbra, ore e ore in questura prima della medicazione al pronto soccorso, e l'altra voce è quella dei manifestanti Notav che si sono ritrovati nel pomeriggio al presidio di Susa, frazione San Giuliano. Appuntamento della controinformazione sugli scontri di stanotte che narra una violenza unilaterale, quella delle forze dell'ordine, esercitata con l'uso indiscriminato di lacrimogeni, manganelli, cariche, arresti, offese verbali, sullo sfondo di una strategia militare preordinata, su gente inerme e anziana, aggiungono. Il tutto alla presenza e sotto gli occhi di 2 magistrati della Procura di Torino, Padalino e Rinaudo, hanno detto i portavoce Nicoletta Dosio e Guido Fissore. Si alza la repressione perché intanto è già di per sé insopportabile vedere l'impossibilità di circolare attraverso la nostra valle, quella libera circolazione che è garantita alle merci, non è assolutamente garantita alle persone. Da Dosio a Fissore, da altri, voci spezzate dall'emotività che consciamente o meno mirano ad emozionare e indignare l'uditorio, la comunità, per caricare la lotta di quei principi e valori di cui si nutre la Val Susa, moderate non, e per i quali nella storia, così come in questa, non c'è spazio per il compromesso. E gli eventi lo dimostrano drammaticamente. Domani pomeriggio si ritorna in piazza Giaglione con la manifestazione dei sindaci. Ora lo so. Non è solo questione di luogo, di casa tua o mia. Non è solo lo scempio per un'altra ferrovia. Tutto è finito tra le mani di incalliti criminali, con logica robotica più che d'umani o d'animali. I boschi, il vento, il grano, l'acqua, le stagioni, perfino le idee, le risate, le emozioni. Succede un po' dovunque, qualcuno che decide di noi, della natura, come una cosa sua. Val Susa l'ha capito,
Val Susa non ci sta. Il treno di Lunardi veloce fa paura, distrugge la valle.